Ti hai sorpreso per questo riconoscimento? Posso dire che sono stato sorpreso e non sorpreso. Sorpreso perché infatti nel mondo ci sono le personalità che meritano più di me. E non sorpreso perché porto una vita ordinaria di un vescovo e tutti gli avvenimenti sono gli stessi davanti a Dio. Che significato può avere per lei, per la causa del popolo timorese, per la sua Chiesa, questo riconoscimento? Devo dire, in primo luogo è un riconoscimento non per me, ma per il popolo, tutto il popolo di Timor, per la Chiesa cattolica che lavora in Timor e per tutti gli uomini che lavorano per la pace, per la riconciliazione tra gli uomini. Come spenderà ora il prestigio acquisito con il Nobel? Vorrei lavorare di più. Sento dovere adesso di lavorare di più per la pace, per la riconciliazione, l'armonia, fra tutti gli uomini nel mondo e soprattutto nel mio paese. Può raccontare la situazione dei diritti umani a Timor? La situazione dei diritti umani a Timor, c'è bisogno di migliorare. Si trovano ancora condizioni del sottosviluppo e poi della guerra, talvolta di abusi, perciò dobbiamo lavorare affinché la dignità della persona umana sia rispettata e sia tenuta in conto tutta la dignità, la pace, la riconciliazione del popolo del Timor. Lei è accusato dai suoi critici di esagerare la situazione in Timor per motivi politici e di interessi di parte. Cosa risponde a questi critici? Quello che ho cercato da fare è lavorare per il sviluppo, per il diritto umano. Parlo soprattutto della pace, della riconciliazione. E talvolta dico le verità. Perciò credo che quando mi accusano di difendere solamente una parte, credo che quando si lavora per i diritti umani sto lavorando per tutti, non solamente per algún gruppo, per una parte. La sua azione sembra nata e sviluppata in solitudine, o ha sempre avuto l'appoggio della Santa Sede? In solitudine non posso dire, perché lì viviamo con il popolo e poi c'è Dio tra noi. Con il Vaticano devo dire che nell'aspetto pastorale, dottrinale, infatti c'è appoggio, orientamenti, ma sul campo diplomatico non posso dire.